Giulio, Giulia e Giovanna. Ieri, mercoledì 11 dicembre, è stata effettuata una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. Protagonista indiscusso della puntata è stato, ancora una volta, Giulio Raselli. Questa si trova ancora in alto mare con la scelta dal momento che è conteso da due donne molto diverse. Il ragazzo ha discusso pesantemente con Giovanna, mentre con Giulia le cose sono andate in modo decisamente diverso. Fatto che i due si sono scambiati un bacio appassionato. Pe di scena, però, non sono finiti qui. Vediamo cosa è accaduto. L'esterna di Giulio con Giovanna. Il trono di Giulio Raselli è sicuramente quello più movimentato di questa stagione di Uomini e Donne. Attualmente, per lui ci sono due corteggiatrici, la più pacata Giulia e l'esuberante Giovanna. La conduttrice è partita proprio da quest'ultima ed ha fatto vedere un filmato nel quale è andato da lei dopo la puntata per parlare. In un primo momento la abate era molto titubante, in seguito si è lasciata andare e i due si sono abbracciati e scambiati qualche bacio. Dopo questo incontro, però, Giovanna è tornata a rimuginare su quanto il tronista avesse fatto per Giulia e si è oscurata nuovamente, sta di fatto che non ha voluto organizzare nessuna esterna con il tronista. Giulio è andato da lei, ma i due hanno finito per discutere pesantemente. Esterna con Giulia e dichiarazione nello studio di Uomini e Donne in seguito, invece, è andata in onda l'esterna tra Giulio e Giulia. È andato sotto casa sua, ma lei non si è fatta trovare spazientendo il tronista. In seguito, però, sono riusciti a beccarsi e, in un primo momento, hanno discusso, ma hanno fatto pace e si sono scambiati un bacio appassionato. Quando Giovanna, dallo studio di Uomini e Donne, ha assistito a questa scena, si è alzata ed è andata via, ma Giulio l'ha fermata sull'uscio con forza, spingendola a rimanere. Punto, tutti hanno provato a far capire all'abate che deve darsi una calmata. E lo stesso Raselli ha deciso di compiere un passo nei suoi confronti. Il ragazzo, infatti, ha dichiarato di essere molto attratto da lei e di provare qualcosa di forte. A quel punto, la ragazza si è commossa mostrando, per la prima volta, le sue fragilità.